ancora Gianni Coracione e a tutta la famiglia di Libri TV che ospita questa nostra rassegna letteraria. Oggi sono qui come SBS Comunicazione perché domenica 1 maggio in Piazza Roma a Santa Severa, nello stand di Libri al Mare, ci saranno ben 10 autori e 16 libri. Tra questi autori, Ivan Battista. Ciao Ivan e benvenuto a Libri TV. Ciao Sheila, benvenuti Allora, a io voi, ben Ivan lo trovati. conosco bene, conosco da un po' di tempo per tanti suoi ruoli, ma ultimamente come saggista, già la seconda volta che mi trovo a presentare il suo bellissimo libro, un libro che fa riflettere, un libro per chi ama la propria città, Psicourbanistica della città ideale. Ce lo vuoi raccontare, Ivan? Sì, va bene. Io ho già scritto il libro precedente, si chiama Psicourbanistica, riflessioni di uno psicologo sull'arte di costruire. E poiché sono entrato in questo mio appassionato impegno, ho pensato di continuare 5 anni dopo con questo ultimo mio scritto, Psicourbanistica della città ideale. Il tutto nasce, ricordo, qualche anno fa in un pomeriggio in cui ero bloccato in Viale Marconi. Chi conosce Roma sa di cosa sto parlando. E nella mia vettura, impossibilitato a svicolare né da una parte né dall'altra, insomma, imprigionato, sequestrato da questa città. Lascio immaginare lo stato d'animo, insomma, eravamo un po' così. Ero un po' alterato, dico, ma possibile, ma chi ha pensato questo quartiere? Come mai è stato costruito in questo modo? E allora da lì ho cominciato a studiare l'architettura, l'urbanistica soprattutto, perché volevo rendermi conto in quale modo fosse stata pensata la pianta di questi quartieri, e mi sono accorto, ahimè, che purtroppo è venuta fuori tanta incompetenza, tanta corruzione, tanto di tutto. Allora, per poter far qualcosa nel mio piccolo, io sono uno scrittore, scrivo ormai quasi da 40 anni. Ho voluto continuare con questa mia passione per gli ambienti, quindi psicoarchitettura per l'ambiente interior, psicourbanistica cittadinale per l'ambiente esterno. Quindi, ho studiato, ho letto molto ed è venuto fuori questo dono che ho voluto fare un po' a me stesso, un po' anche ai cittadini che vorranno leggere, ai miei concittadini, per far capire quanto sia importante combattere questa guerra, perché di una vera e propria guerra, fra virgolette, insomma, si tratta, all'ignoranza verso e alla trascuratezza verso il decoro urbano. Decoro urbano è al pensiero di come dovrebbero essere costruite le città, i quartieri, perché l'essere umano, il Aspetta, sapere. aspetta, aspetta, aspetta. Chi è Lorenzo Signorini? Sì, è un altro. No, poi ti spiego, Sheila. Però Sono io. Chiara, non mi puoi entrare così. Io stavo registrando, mannaggia. No, Perché ho visto la chiamata. Ok, io non ti ho chiamato, mannaggia. scusami, scusami. Niente. Ho bisogno che esci, eh? Ok. Scusa Ivan, puoi continuare. Da dove riprendo adesso? Mi sono scordato quello che lo stavo dicendo. Allora, va bene, un atto d'amore nei confronti dei miei cittadini, e ho studiato molto per capire in primis per me stesso, poi ripeto per tutti quelli che vorranno leggere il libro, come mai sono stati permessi questi crimini, perché a me non mi viene un'altra parola. Quartieri pensati solo all'insegna della speculazione sul metro quadro, sul lettaro quadro, con pochissimo pensiero giusto urbanistico, sia le Corbusier sia
Frank Lloyd Wright scrivevano di quartieri che dovevano essere costruiti in un certo modo. Addirittura Le Corbusier parlava di sette radianti nell'insediamento che devono permettere sia l'uscita che l'entrata dall'insediamento stesso in maniera agevole. E si parlava già di un limite come si dice, alla presenza degli individui in un certo quadrante che si andava a costruire. Invece qui, nelle belle città italiane, non solo a Roma, è stato perpetrato un vero e proprio saccheggio, un saccheggio della bellezza di queste città, un saccheggio dell'intelligenza, che avrebbe dovuto porsi, alla base del modo di costruire. Ho trovato, una grande mancanza di rispetto nei confronti non solo della working class, in queste case popolari, insomma, costruite all'insegna dell'ideologia, mi viene in mente Corviale di Mario Fiorentino, ma anche Laurentino 38, anche la Bufalotta dopo il primo tentativo di seguire, diciamo, l'ideale per l'appunto di Ebenezer Howard sulle città giardino. Lì in quella zona sono nati palazzacci come funghi, si dicevano. Quindi una voglia di riscattare il pensiero urbanistico dirigendolo verso un altro principio, che è quello, secondo me, che dovrebbe essere poi inserito nelle università con gran rispetto. Quello della scienza della città, non solo dell'urbanistica, io cambierei addirittura il titolo della facoltà. Quindi, in conclusione, questo libro può dare qualche spunto di riflessione, perché la grande urbanistica, dico sempre io, può curare questi scempi, la grande e l'eccellente urbanistica che verrà dopo, che viene. Che dovrebbe essere messa in atto odiernamente, può addirittura guarire. Grazie. Abbiamo presentato questo libro il 24 marzo presso COCOMAT e con noi c'era Alessandro Bianchi che ha curato la prefazione del tuo libro. Lui cura tutta la collana Tracce di città per Rubettino Editore e poi c'era Emanuela Bonfili, un architetto. Sì. In realtà tutti quanti avete un po' accennato ad una città stuprata parlando di Roma, quindi una città dove ha subito veramente grande dolore, grande mancanza di rispetto, quello che dicevi pure tu. Si è parlato della Garbatella, la vecchia Garbatella, e vorrei tu accennassi ancora a quel quartiere, a quello che poteva essere ciò che è diventato. Sì, la bellissima collana così condotta dal professor Bianchi per Rubettino è Immagini di città e ci sono vari scritti molto interessanti, fra cui uno proprio di Bianchi Placido sulla rigenerazione urbana, che forse dovrebbe essere il futuro, scusate, dell'urbanistica, del costruire nelle nostre città. Sì, sono state stuprate, sono state saccheggiate. Altro che sacco di Roma del 1527 per conto dei Lanzichenecchi, a Roma ne ha subiti tanti e forse il peggiore è stato proprio questo degli anni 60-70, in cui, diciamo così, i palazzi Nari, no, hanno avuto buon gioco perché finanziavano partiti già costituiti o costituiti a bella posta per far eleggere politici che poi chiudevano il cerchio e andavano a essere inseriti nei posti chiave, dico degli assessorati ai lavori pubblici piuttosto che qualche altro sito importante a livello decisionale amministrativo. La Garbatella nasce come progetto sull'onda, diciamo, socialista della rivoluzione del 1917. Siamo nel 1918 e quindi un anno dopo, 1919, si comincia a costruire questo bel quartiere
sotto l'intendimento urbanistico di Ebenezer Howard, che è stato un grande urbanista londinese e che è quello delle città-giardino. Città-giardino non vuol dire la città con i fiorellini e con le aiuole. Era un grande urbanista, Howard, e quindi ha pensato di costruire e di realizzare delle città per poter coniugare le urgenze della metropoli di Londra. Siamo al fine 800, quindi comincia a essere, no, un problema molto, e quelle della produttività della campagna. Cominciò con, se non sbaglio, con Letchworth a 50 km, la distanza 50 km da Roma, scusate, da Londra, scusate il lapsus. E poi con Welwyn, dove poi morì, però a 30 km, ed è un pensiero urbanistico, se lo si va a studiare, che non è il fiorellino dell'aiuola, ma è proprio come va organizzato un insediamento urbano con le radianti di entrata e uscita, i posti per le manifestazioni, i musei, i servizi tutti intorno, una camminata, insomma, è una cosa razionale, fatta e pensata molto bene. Addirittura l'onda lunga di Howard, secondo me, ma io non sono né un architetto né un urbanista, ho letto molto, secondo me va ad influenzare anche Frank Lloyd Wright, che a modo suo comunque pensa un insediamento urbano chiamandolo Broad Acre, si chiama in americano, in inglese, e guarda caso anche lui ha questo modo di pensare l'insediamento urbano con i servizi, con tutto ciò che serve, che occorre, anche e soprattutto alle due esigenze del Sapiens, che sono la relazione e la privacy. Quindi in stradoni come quelli della Tuscolana dopo Porta Furba, dove non c'è altro che palazzacci da 13 piani a destra e a sinistra, senza nessuna piazzetta, diciamo, a dimensione umana per potersi incontrare, non c'è la possibilità di incontro, c'è la possibilità invece molto spesso, cioè spesso invece dell'incontro c'è lo scontro, perché poi l'ammasso delle persone in luoghi senza possibilità, senza grande possibilità di muoversi, aumenta l'aggressività. Questi sono studi psicologici, sono stati fatti anni fa, non solo sul Sapiens, ma anche sugli animali. È una necessità, oserei dire, dei mammiferi in genere, ma noi siamo dei mammiferi. I leoni, per esempio, marcano il territorio, e lì in quella zona non puoi entrare tu, che sei anche uno della mia specie, però non ti permetto di oltraggiare il mio spazio. Noi esseri umani, altrimenti aumenta l'aggressività, però dico, noi esseri umani siamo animali, alcuni più di altri probabilmente, quindi passatemi la battuta, comunque abbiamo le stesse esigenze. Se si concentrano 40.000 persone in uno spazio urbano ristretto, perché bisogna rispettare la visione economica neoliberista dello sfruttamento dell'ettaro quadro, del metro quadro, va da sé e si comprende facilmente quanti problemi possono insorgere. E allora dobbiamo ripensare, secondo il mio modesto punto di vista, l'urbanistica, come dovranno essere, come devono essere costruiti i quartieri e le città, ma soprattutto, secondo me, ancora, e lo scrivo nel libro, non, come dire, non costruire più, cioè finire questa gettata e questa colata di cemento, perché non ce n'è più, secondo me, assolutamente bisogno. I dati di Roma parlano chiaro, cioè dati di qualche anno fa davano 245-247 mila appartamenti vuoti, non utilizzati nella capitale. E allora perché si continua a costruire se poi non c'è necessità? L'ultimo censimento ha visto decrescere, parlo dei residenti, non parlo dell'indotto, di oltre 300.000 unità la popolazione romana. È chiaro che poi con l'indotto si arriva quasi a 4 milioni e 8, quasi 5 milioni. Però questo è un dato molto significativo che ci fa riflettere. Si vive male in una città costruita all'arrembaggio,
all'arrembaggio del profitto. Ci hai messo molta curiosità, Ivan, e invitiamo tutti alle 17 del 1º maggio in una zona che è tutt'altro che chiusa e esasperata, ma siamo a Santa Severa, vicino al mare, vicino all'aria. Sarà una giornata bellissima dove sarà possibile incontrarti e anche magari scambiare un po' di opinioni e di idee prima di aver letto il libro e subito dopo. Va bene. Grazie Ivan Battista e grazie a Liberi TV. Sono sicuro che sarà una bella giornata. Grazie a voi per l'ospitalità e a presto a Santa Severa. Vi invito tutti a venire a scambiare quattro chiacchiere. Ciao Grazie. Ivan, a presto.